La giovanissima Massese, età media 21 anni, del neo allenatore Vitaliano Bonuccelli, da un solo giorno tornato a Massa, dopo i fasti dei primi anni 2000 da calciatore, quando sotto le Apuane aveva messo a segno la bellezza di 70 reti in 3 stagioni e mezza. Perde 1-0 a Ponte Aegola, ma solo al 40esimo della ripresa, su palla inattiva ed in inferiorità numerica. La formazione apuana, con una prestazione attenta e di sacrificio, si guadagna gli applausi del centinaio di tifosi giunti alle Poraia, nonostante si presentasse con ben 6 giocatori nuovi al secondo giorno in squadra. Tra i neroverdi locali, al centro dell'attacco l'ex Francesco Di Paola, in panchina Gianni, il match winner, che 2 domeniche prima aveva già affrontato la Massese in Coppa a Savona. Masini all'esordio assoluto in campionato come allenatore. Arbitro ed assistenti, incredibilmente addirittura da Trapani ed Agrigento. L'inizio di gara, in una giornata calda ed assolata, vede il debuttante bianconero portiere belga Van Brussel sugli scudi, arginare al 5° le conclusioni, prima di Di Paola da sottomisura, poi, dopo la provvidenziale respinta sulla linea di Placido, su destro a botta sicura di Fino, il tuffo a destra a deviare l'esterno destro dal limite di Ferretti. Al 17esimo, su tiro cross di capitan Bertolucci da sinistra, ancora il giovane classe 98, portiere degli Apuani, che devia in angolo. Al 20esimo, su schema da punizione, Di Paola va alla conclusione di destro in anticipo, ma trova Van Brussel pronto alla deviazione. In avvio di ripresa la Massese cambia Aldrovandi con Batteroni, entrambi 2000, altro debuttante, dando la via al tourbillon di sostituzioni. Al primo, su angolo da sinistra, Placido viene anticipato di un soffio, a pochi centimetri dalla linea di porta, e poi Lorenzini di sinistro a girare e non trova lo specchio. Al 10esimo, su cross da sinistra di Della Pina, Parker non riesce a toccare di testa la sfera, solo di fronte a Lombardi. Al 19esimo, tra i locali, entra Gianni al posto di Alagia. Al 25esimo, destro velenoso da fuori del neo entrato Costalli, molto ben bloccato a terra da Van Brussel. Al 33esimo, ingenuità di Placido, che commette un fallo da dietro inutile a centrocampo su Di Paola e subisce il secondo giallo, lasciando i suoi compagni in inferiorità numerica. Al 40esimo, l'angolo decisivo da sinistra, l'inzuccata di Costalli, la prodigiosa respinta di Van Brussel, che però non può nulla sul tapin da sottomisura di Gianni, il quale, festeggiando sotto la tribuna, si toglie la maglia e viene quindi ammonito. A cavallo del 45esimo, Costalli, alla fine il migliore dei suoi, prima calcia dal limite di poco al lato e poi, su cross da destra di Di Paola, centra il palo con una bella girata al volo di destro. Massese è ancora un cantiere aperto, ma buone indicazioni da Van Brussel, Lazzoni, i 3 centrali di difesa Lecchini, Mosti e Placido, a parte l'espulsione, e l'esterno mancino Della Pina. Per la tutto cuoio, troppa fatica per battere una formazione oggettivamente incompleta. Domenica prossima i bianconeri affronteranno la Sinalunghese sul terreno del Degli Oliveti.